Diego Compagno, laureato in architettura all'Università di Palermo, sei qui a Lampedusa per partecipare a questo workshop. Qual è, la tematica progettuale che stai affrontando col tuo gruppo? Allora, ci è stata assegnata il confronto e l'integrazione tra le culture. I temi i luoghi di progetto si trovano davanti al porto e sono due aree abbastanza distanti tra loro, ma che possono essere messe in collegamento attraverso il percorso al mare, diciamo. E come materialmente state esplicitando quello che sono i principi alla base poi del workshop, il tema dell'accoglienza, dell'integrazione? Allora, il difficile è sempre cercare di trasformare questi concetti del confronto e dell'integrazione in spazi architettonici. Quello che si sta cercando di fare è cercare di capire come si riesce a creare integrazione, come un progetto architettonico potrebbe fare arrivare le diverse culture, diverse persone a socializzare tra loro e a integrare formando una vera e propria collettività e socialità. Dal nostro punto di vista, il cuore pulsante del progetto è una grande stecca di edifici per servizi per la comunità, come una biblioteca, anche degli asili nido, nel quale chiunque, non c'è bisogno che ci sia differenza di razza e di cultura, può andare e cominciare a creare dei rapporti soltanto vivendo gli spazi. Soltanto questo. E poi si cerca di attaccare, visto che sono anche dalla scala paesaggistica, i progetti con il paesaggio di Lampedusa, con la città e col territorio circostante.